Nel punto di oggi voglio discutere dei problemi della mobilità, riferendomi soprattutto a quello che sta accadendo nella ex Iveco, tanto per capirci, di Grotta Minarda, che attraverso tormentate situazioni è giunta alla fine con una decisione di Invitalia di affidarla ad un proprietario del quale, insomma, si parla bene e male secondo l'interesse, ma i sindacati chiedono che sia chiara la vicenda della ex Iveco. E allora che cosa succede? Succede che, per esempio, Repubblica di stamattina ci fa sapere che a Bologna chiude l'ex Breda e tutti i dipendenti vengono trasferiti nel sito di Avellino. Insomma, questa è una cosa che non va bene. Non va bene perché nasconde una difficoltà di logica anche di rapporti tra il mondo del lavoro, sindacati e imprenditori, il quale, insomma, non è ben visto, diciamo chiaramente, anche perché non fa capire bene i programmi del trasporto in Irpinia. E di questo si potremmo parlare anche dell'automotive, che è un altro settore, ma di grande innovazione e di grande futuro, che si sta sviluppando in quel di Lioni. Dopo una prima entusiastica decisione di cominciare a lavorare con di Squitieri, naturalmente, colui il quale porta avanti questa idea, la cosa si è fermata un po' e allora le difficoltà cominciano a sentirsi. Insomma, noi non vorremmo assistere a cose che probabilmente danneggiano solo l'Irpinia, la danneggiano nel doppio modo, con la promessa mantenuta in modo stracciato e poi con la beffa. Perché se poi questo non parte, questo settore molto importante, ma che diventa residuale nella nostra provincia, allora lo sviluppo, hai voglia di pensarlo e di immaginarlo, rimane il sogno, il grande sogno dell'Irpinia tradita.